Generalmente chi prende delle decisioni di concludere dei convegni dovrebbe stare a prendere in mano le fila di quello che è stato detto per trovare una conclusione accontentando capre e cavoli. Allora, nel caso, siccome io ho alcune cose da dire che però rientrano proprio nel filone di quello che è stato detto, mi riferisco già fin dall'inizio a quello che è stato detto dalla professoressa De Caro, che poi ha prolungato, è stato prolungato nell'ambito del convegno da due economisti con i quali io mi trovo perfettamente d'accordo, per arrivare poi alla conclusione del magistrato Paolo Ferraro, eccellente magistrato, che proprio per aver fatto il magistrato è stato colpito. Voglio arrivare a una conclusione per dire qualcos'altro. Intanto, il problema che noi dobbiamo affrontare oggi, magari qualcuno mi accuserà di volare un po' troppo alto e di non essere sostanzialmente propositivo, ma nella sostanza noi o affrontiamo il problema o non lo affrontiamo. Allora, qui si parla sempre di sistema. Intanto, che cos'è il sistema? Il sistema è un'organizzazione di circolazione di pensieri e di idee atto a mantenere i vertici di una certa società sempre nella loro posizione. Quindi, se esistono dei vertici, e poi dopo ti dirò un'altra cosa interessante, non sono solo quelli che hai scoperto tu, che operano all'interno dei militari, cioè c'è un'altra organizzazione, molto interessante, scoperte casualmente. Allora, se il sistema è questo, e noi che vogliamo combattere il sistema o scardinare il sistema non ci rendiamo conto che tutto il sistema ideologico, tutte le idee che circolano nel mondo oggi sono state create appositamente, pensate, nel chiuso di certi gabinetti, chiamiamoli gabinetti, ma io direi cessi o recessi, proprio per asservire le popolazioni di una di un mondo che doveva affrontare la modernità, perché qui il problema è anche quello della modernità, della postmodernità. Si dice la società contemporanea è una società complessa, è vero, è una società complessa, ma questa complessità alla fine, al dunque, finisce sempre con rapporti di potere, e i rapporti di potere sono rapporti di carattere ideologico. Se noi andiamo a vedere cosa sta oggi succedendo nell'economia mondiale, escludendo pochissimi popoli che si sono liberati, tra cui fortunatamente per noi gli ungheresi, esempio in Europa, vediamo che la mentalità corrente, no, di queste operazioni di carattere cosiddette economiche, in realtà finanziarie, è una mentalità di carattere borsistico. Perché? Perché chi ha ragionato e continua a ragionare oggi come ieri sulla manipolazione finanziaria è persona che ha sempre manipolato con un criterio e una mentalità di carattere borsistico. Tant'è vero che si parla oggi in relazione delle dichiarazioni dell'attuale presidentessa del Fondo Monetario Internazionale di economia di casinò. Cioè, persone serie, analisti seri, analisti concreti hanno definito questa signora una signora che propone una economia da casinò, e noi ci troviamo in una economia da casinò, perché questa economia, che se ne voglia dire, qualsiasi siano le conclusioni che si vogliono trarre, è un'economia di gente che è abituata a far aumentare i valori fittiziamente, a farli crollare sistematicamente. Allora, chi è abituato a capire come vanno le cose, quando si rende conto che da anni si parla nel mondo di crisi, ma la crisi vista in quale ottica? Nell'ottica di colui che, giocando in borsa, punta esclusivamente a fare il ribassista. Come funziona la borsa? In una maniera banalissima. Basta essere semplicemente dietro alle quinte. Tu hai una marea di coglioni
ai quali gli fai l'esca per comprare delle azioni. Questi comprano le azioni quando stanno a un certo valore, poi incominci a far scuotere il sistema, incominci a svendere a ribasso e questi qui cominciano a spaventarsi. Poi arriva la botta ribassistica definitiva e questi qui si sono trovati con un palmo di marzo, col cerino, come è sempre avvenuto. Dice, ma ti portano via la casa? Certo. Quali sono le speculazioni che fanno gli speculatori? Speculano sulla moneta e per quello la moneta non deve avere nessun attributo concreto. Se no come fai a speculare? Io invito gli amici a ragionare su questi concetti. Una moneta concreta è una moneta su cui non puoi speculare. Una moneta che, cioè, che ha un fondamento. Una moneta che è carta straccia come l'euro, come il dollaro, ci fai quello che ti pare. Le case, ma le case sono l'unico bene che deve essere portato via al cittadino semplice. Questa gente si arricchisce derubando i cittadini delle proprie abitazioni. O ce ne rendiamo conto o no? Questi fanno apposta per portarti via la casa. Perché? Come diceva Mazzini, ed è stato ripetuto da altri, la casa è il principio fondamentale di una visione umana concreta e spiritualmente valida. Senza abituazione il cittadino è una pecora qualsiasi, in un gregge qualsiasi. Questi sono i concetti. Mi hanno portato via la casa, ti portano via la fabbrica, certo, ti portano via la fabbrica perché la devono utilizzare loro. Il criterio è di questo tipo. Allora entriamo nel merito della questione, individuiamo qual è il nemico. Se non individui il nemico non fai politica. Non è politica, cioè io posso dire quello che voglio, proporre quello che voglio dal punto di vista economico-finanziario, se non individuo chi è il mio nemico e come il mio nemico opera per fregarmi a me, io posso dire quello che voglio, faccio le conferenze che mi pare. E questo è il primo passo. Ce n'è un altro ugualmente importante. Come si fa a instaurare una mentalità? In parte lo ha detto la professoressa De Caro, l'ha ripetuto anche l'amico Ferraro. È facile, basta manipolare le persone. Se noi andiamo a vedere i disegni che i bambini fanno quando gli dicono fai il disegno dei tuoi genitori, avete mai visto un bambino che fa un disegno con i genitori che non abbiano le gambe altissime? Guardate, qualsiasi disegno di bambini, i genitori hanno le gambe alte, perché? Perché è un discorso di prospettiva, no? I bambini sono piccoli e vedono i genitori in prospettiva e fanno le gambe lunghe. È così difficile capirlo. Noi siamo comunque quelli che pensiamo di essere. La società nostra è quella che ci impongono di immaginare che sia. Per fare un saltino da un'altra parte e rimanere sempre nell'argomento, c'è stato qualche anno fa un ricercatore molto noto americano nel campo della cardiologia, il quale ha dichiarato di aver scoperto un sistema per prevedere chi avrebbe avuto l'infarto, no? Questo sistema si basa sulla constatazione di fenomeni di carattere infiammatorio. Questo cosa ha fatto? Ha brevettato subito, ti immagini quanto era veramente il giuramento di Ippocrate, guardate la meraviglia, ha brevettato subito questa sua scoperta. Ha fatto un fracasso di soldi. Dopo hanno fatto un po' di ricerche, hanno constatato che il 50% degli infartuati non hanno fenomeni infiammatori. È chiaro, no? Quindi è una balla colossale che è stata accettata passivamente perché c'è una cultura specifica, no, che permette ai cittadini di accettare qualsiasi idiozia e stronzata che si possa dire da un certo pulpito, no? E non parliamo di tradizioni religiose che conosciamo perfettamente, ma ce ne abbiamo un'altra. Allora, no, voglio dire come funziona la truffa. Allora, a un certo punto è probabile stabilire chi avrà un infarto nell'ambito dei 10 anni. Allora, se hai una certa pressione, se hai un certo colesterolo e quant'altro, è probabile che hai l'infarto.
Allora tutti a prendere, tutti, no? A prendere i prodotti, no? A basse, per abbassare il colesterolo e per prevenire l'infarto e quant'altro. In realtà quelli che nel caso hanno l'infarto sono meno del 20%, ma agli altri comprano tu, il 100% compra sta roba, il 20% probabilmente ha un infarto. Il criterio, come dicevo, è sempre lo stesso. Il criterio è quello della manipolazione mentale nel vantaggio esclusivo di chi gestisce il potere. Punto e basta. Allora, e qui vado alla conclusione. Quando noi parliamo di crisi, dice sì, è una crisi. Qual è la percezione comune, no, del significato di crisi? Crisi significa, nella cultura ippocratica, momento cruciale di una situazione patologica o meno di una persona vivente, ma è un momento cruciale, non è un momento esclusivamente negativo come questi ci vogliono far credere. Il momento di crisi è il momento in cui tu puoi rinascere, risorgere. Non come vogliono loro che noi lo viviamo passivamente, loro vogliono che lo viviamo passivamente. Tutte queste notizie che ci arrivano attraverso i media, dice, ah, vedi, dicono la verità perché denunciano la situazione della crisi. No, dicono la verità perché vogliono che tu vai a svendere i tuoi prodotti. Non ho visto uno che mi abbia parlato di per come e perché l'Italia si è riempita di negozi, non si capisce da dove escono fuori questi negozi, di gente che compra oro. Mi dite chi lo compra, per Dio, o per Jehova, che è la stessa cosa. Allora, e ritorniamo sempre a questo sostanziale discorso, e con questo concludo. Sì, quella è l'ultima cosa che voglio dire, però ce n'è un'altra. Un altro elemento su cui voglio richiamare l'attenzione è il problema della crescita. Chi ha detto che l'economia deve essere un'economia di crescita? Ma quando mai? Che è un parametro di riferimento fondamentale. Devi crescere per forza. Le aziende devono fatturare un anno dopo l'altro sempre di più? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha inventato questo criterio assolutamente falso? La necessità della politica non è il benessere dei singolo cittadino. Se l'economia deve essere basata con criteri, perché sono criteri, come si parlava dei criteri degli economisti, no? Tutti squadrati in una certa maniera, sappiamo bene, se no cosa vanno a fare ad Harvard? No? Vanno a farsi dare delle botte in testa, dice, devi dire così, che dei chiodi infilati nel cervello, devi dire così, chi l'ha detto che devi dire così? L'economia della crescita è una superfetazione ideologica nell'interesse dei loro signori. Non noi, se vogliamo dare vita a una rivoluzione, come in parte ha detto l'amico Ferraro, dobbiamo ripartire da una visione della vita, da una Weltanschauung diversa, dobbiamo passare dalla crescita alla decrescita, con tutto quello che comporta una teoria, no, economica, che preveda innanzitutto il benessere dei cittadini e poi nel caso vedere se puta caso certi comportamenti determinano anche una crescita economica del PIL. Che significa il PIL? Chi l'ha inventato il PIL? Scusate, ma io che mi sono sempre interessato di chimica farmaceutica, ma che significano queste statistiche? Non contano nulla. Le statistiche sulla sanità e sui farmaci sono tutte cose false, sono falsità ideologiche, sono solo falsità create per favorire l'industria farmaceutica, non per favorire il singolo cittadino malato. Ormai queste cose l'hanno capito in molti. E per concludere definitivamente, c'è un altro fatto che ovviamente passa anche questo sostanzialmente sotto silenzio. Cosa è successo? E mi va a confermare quello che noi abbiamo sempre detto. Qui c'è l'amico Orazio Ferniani che ha preparato un'altra denuncia. Noi abbiamo fatto più di 30 denunce in cui abbiamo denunciato da
Napolitano in poi tutta questa marmaglia per alto tradimento, danni al popolo italiano e quant'altro. Era vero quello che abbiamo denunciato, ci ridevano in faccia. Cosa serve? A cosa servono queste? Ecco a cosa servono. Sicuramente queste denunce hanno comportato anche una presa di coscienza da parte di questo supremo organo giudiziario. Ma il supremo organo giudiziario cosa ha detto? Scusate un minuto. Ha detto che non vale niente, da 9 anni a questa parte è tutto fasullo. Le elezioni non sono valide. Questo Stato non esiste, il Presidente della Repubblica è un cialtrone qualsiasi. L'abbiamo accusato 100 volte, vero Orazio? 17 volte! Gli abbiamo detto che era un cialtrone, un delinquente. Capito? Confermato dalla magistratura. Ci dicevano, ma perché non vi hanno denunciato per calunnia? Noi non abbiamo coniugato nessuno. È vero, e questi non ci hanno potuto denunciare. E adesso, guardate bene. Ora, noi oggi cerchiamo di proporre qualcosa di alternativo, però qui si tratta appunto dell'elemento fondamentale della sovranità. Qual è la sovranità? La sovranità è una chiacchiera, è chiaro, è una chiacchiera in mancanza dell'utilizzazione della sovranità. Sovranità significa che io faccio quello che ritengo di fare, anche se sono poi moralmente motivato, per cui alla fine faccio quello che ritengo sia doveroso che io lo faccia, ma lo devo fare con la massima libertà. Questo è l'individuo sovrano, non è cianciare di sovranità. Ah sì, la sovranità, saremo sovrani se nazionalizziamo la banca. Va a nazionalizzare, è un imbecille. No, saremo sovrani se qua, se là, che cosa? Allora, questa è la sovranità. Sono 10 anni che non esiste uno Stato legittimo in Italia. Ok? Non esiste. Tutti questi cialtroni sono degli arruffoni che si sono appropriati del potere, perché quelli che stanno sotto sono una massa di pecore. Allora, io sai che cosa vi dico? Li abbiamo denunciati, e se scappi un momento per far parlare un momento Orazio, per dire l'ultima denuncia che faremo dopodomani, lui l'ha già preparata, ma non solo, ma noi non paghiamo più le tasse, perché a chi le dobbiamo pagare? Tutto quello che questa gente ha decretato negli ultimi 9 anni è illegittimo, signori, è illegittimo. Da un punto di vista giuridico, qui la magistratura, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato si sta sostituendo all'avvuoto della politica. Cosa prevedi oltre a questa decisione che dichiara il Parlamento fuori legge? In breve. Allora, badate bene, il fatto che una legge fondamentale come la legge elettorale venga dichiarata non conforme alle regole costituzionali perché attribuiva un premio di maggioranza illogico sul piano costituzionale e impediva il rapporto di rappresentanza selezionando le persone, è un fatto pressoché unico nella storia degli stati moderni. È un fatto dalla dimensione gigantesca, perché addirittura i giudici della Corte Costituzionale sono stati eletti da quei parlamenti. È una implosione del sistema dal punto di vista giuridico. Ma cari Orazio e caro Giorgio, non crediate che il confrontarsi con le regole, con lo Stato, con le denunce sui nomi visibili sia utile. È solo un mero strumento di propaganda politica, e più di quello che fa Paolo Ferraro quando, spiegando la devastazione del mondo giudiziario, indica qual è l'organizzazione che, gestendo sotterraneamente alcuni magistrati, tiene in pugno la Procura di Roma, e quando fa i nomi e cognomi di questi soggetti, perché nonostante quello che tu pensi e Orazio sbandiera, Napolitano a sua volta è un mero soggetto di riferimento, i visibili, quelli su cui si fa il tirassegno,
sono sagome, i rapporti reali, la pericolosità reale, le organizzazioni reali sono quelle che vanno non solo denunciate, non solo individuate, ma denunciate ed individuate in modo militante, appoggiando queste denunce con manifestazioni, perché in concreto. Ringraziamo l'avvocato, noi alle 8 dobbiamo lasciare la sala, 8:30 dobbiamo lasciare la sala. Ringrazio a tutti, come dicevo questo convegno è stato organizzato da Accademia della Libertà con l'associazione Convegno Storia, di cui noi due siamo lui presidente di entrambe le due associazioni. E vi ringraziamo di essere venuti e ci proponiamo, io e Giuseppe, di organizzare altri convegni sempre su temi di economia e di attualità, e ringraziamo il dottor Raffaele Panico, il professor Antonio Maria Rinaldi, la professoressa Caterina Luisa De Caro e il professor Nino Galloni di essere venuti qua e il dottor Giorgio Vitali. Un saluto a tutti.